Due importanti notizie. Abbiamo fatto giunta e abbiamo adottato due delibere. Una riguarda i cosiddetti buoni. Potremo incominciare a distribuire questi voucher utilissimi ed importanti per i nostri cittadini. Si tratta di 1.048.000 euro stanziati dal governo e che potranno essere usati dai tanti nuclei familiari, dalle persone sole e dalle persone che ne hanno bisogno. La seconda notizia è che abbiamo adottato il regolamento per quel che riguarda il fondo invece volontario che è nato nel Comune di Brescia, che si chiama Sostieni Brescia, voluto grazie alla volontà di Ambrangiolini, di Renga, di Volo e di tanti amici che ci stanno dando una mano e con il contributo anche straordinario, oltre che di cittadini, anche di A2A e della Banca d'Italia. Sono oltre 2 milioni di euro e andranno invece questi ai lavoratori, ai dipendenti che hanno visto ridotte le ore lavorative, ai lavoratori autonomi, ai commercianti, agli artigiani che hanno perso risorse e redditualità. Sono due provvedimenti molto importanti, li troverete spiegati sul sito del Comune. Noi vogliamo stare vicini ai nostri cittadini e lo facciamo con tante misure, con tante azioni, dai volontari, oltre 500 che lavorano, alle misure economiche. Non molliamo nessuno e non cediamo di un passo.